Presentato all'Università degli Studi di Teramo il corso di laurea triennale in turismo sostenibile. Si tratta di una nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche. Tra gli obiettivi del nuovo corso di laurea, quello di proporre un percorso formativo in linea con le più significative trasformazioni del settore turistico, promuovendo un turismo responsabile, sostenibile e accessibile. Un po' l'anima è la politica generale dell'Università di Teramo, quindi una piccola università fortemente radicata sul territorio non può che agire così anche nella programmazione dell'offerta formativa. Quindi un ringraziamento sentito alla Facoltà di Scienze Politiche per aver recuperato e innovato un corso che faceva parte della programmazione storica della nostra università, però in una chiave di interazione stretta con il territorio, quindi insomma, ricordo il percorso con gli stakeholder, quindi cioè, è un corso che è stato costruito insieme con il territorio. E questo corso va a rafforzare ed arricchire ulteriormente quello che mi piace chiamare il pacchetto sostenibilità della nostra università. Attenzione particolare viene riservata anche alle esigenze di sviluppo del territorio, in particolare per quanto concerne le aree interne e marginalizzate, che costituiscono la parte prevalente del territorio regionale abruzzese dell'Italia centro-meridionale. Il corso di laurea avrà un forte carattere interdisciplinare e prevede insegnamenti in 5 aree di apprendimento: storica, sociologica e territoriale, giuridica, economica, gestionale e quantitativa, linguistica, informatica e digitale. C'è stata una grandissima risposta, un grandissimo interesse, perché tutti hanno capito qual è lo spirito di questo corso di studio, quindi quello di formare delle figure innovative, che vuol dire innovative, che non esistono ancora sul mercato del lavoro, ma che sono richieste. E proprio la sostenibilità è la parola chiave, quindi diciamo queste figure che sappiano promuovere il turismo nel rispetto del territorio, di chi ci vive, delle culture, delle tradizioni. Il settore più colpito dalla pandemia è il turismo, però state anche vedendo che è il settore sul quale si presta maggiore attenzione per il rilancio economico, sociale e culturale del paese in Italia, ma credo che questo discorso possa valere su scala internazionale. È di ieri la decisione del Consiglio dell'Unione Europea di fare un programma decennale di attività nel campo del turismo che sottolinea la centralità di questo settore per il rilancio post-Covid-19.